Sotto e te ne vai. Non si sente il mio microfono. Possiamo alzare un po' le spine solo, scusa, che se no dobbiamo alzare la voce diventa più difficile. Grazie ragazzi, grazie. Buongiorno a tutti. Eccolo qua. Eccolo. Allora hai radunato un bel gruppo, Hai visto? Sei stato bravo. Buon ritrovati a tutte le maschere, a tutta la gente a questa bella manifestazione che un anno e mezzo ci vediamo e non vediamo l'ora di trovarsi tutti insieme. Grazie che siete venuti, come dicevi prima, non tanti perché abbiamo dovuto ridurre un po' certo. I paesi perché per norma di sicurezza. Però tutti andato a invitare, vengono a parlarci dall'altra parte e li portiamo qua sul palco noi. Di Candiolo possiamo farlo, a questo punto il momento è buono. Vai. Io volevo ringraziare tutta l'amministrazione comunale, il sindaco, vice sindaco e la Proloco. E naturalmente voi maschere che finalmente ci ritroviamo qua. Grazie di vero. È bello così. Grazie. Allora, visto che abbiamo citato l'amministrazione comunale. Un cico cico da un travesaqui, un cico cico da comendo meu fubá, un cico cico pensa que está alimentando, só comer, mas vem ao nosso fubá. Un cico cico da um travesaqui, un cico cico da comendo meu fubá, un cico cico pensa que está alimentando, só comer, mas vem ao nosso fubá. Mas por favor, me diga essa brasileira, porque ele acaba comendo o bar inteiro. E nesse tempo de casa pedi não meu fubá, tem tanta coisa que me faz me brincar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei o bicho para ver se ele comia, botei o gato na beira do nosso fubá, mas ele acha que fubá que é boa alimentação. O tico tico tá tão travesa aqui, o tico tico tá comendo meu fubá, o tico tico pensa que se alimenta, que é só comer, mas vem o gato fubá. O tico tico tá tão travesa aqui, o tico tico tá comendo meu fubá, o tico tico pensa que se alimenta, que é só comer, mas vem o gato fubá. Mas por favor, me diga se é um sereio, porque ele acaba comendo o bar inteiro. E nesse tempo de gato pedi não meu fubá, tem tanta coisa que me faz me brincar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei o bicho para ver se ele comia, botei um gato na beira. Matamoros, lo immaginavo. Dopo le ballerine lo immaginavo. Sì. Arriviamo. E lei chi è? La castellana di Borghetto. Vieni qua castellana, così vi vedo tutte e due, perché sennò siamo nascosti. Allora, mi parli un po' di questa associazione che è nata da poco, come diceva Re Peperone. Qua Elena, buongiorno. Voi della Liguria arrivate veramente da molto lontano, proprio da laggiù in fondo, vi siete messi là in un angolo. Allora, Elena, che bel costume! Grazie, sì, io rappresento le pesche di Borghetto, infatti di Borghetto. Ma che carino, ma le pesche, capito? Questa è una pesca proprio, bello! E consegniamo a Re Peperone, mi pare che sia bello. E qui mi dicono che tu fai parte del Centro Nazionale Maschere Italiane, vero? Prima abbiamo parlato dell'internazionalità delle maschere, ma c'è una nazionalità anche nostra. Chi siete? Allora, Centro Coordinamento Maschere Italiane.
è nato nel 2015 e racchiude tutti i gruppi che delle italiane, quindi io per esempio rappresento l'associazione Forum Culturale di Borghetto, al quale vi manda i saluti, e ovviamente quei saluti un piccolo pensiero, perché questa qualità di pesche è ora in produzione, perché la si chiama pesca Michelini. Comunque Re Chinotto da Savona. Re Chinotto da Savona, avete visto tal quella arriva da Savona, città imperiale, che cereale abbiamo fatto, dove io andavo in colonia da bambino. Allora, qui abbiamo... Chi è Re Chinotto? Re Chinotto rappresenta un prodotto tipico della città di Savona. Da cereale, vero? Sì? È giusto. No, l'hai imbroccato, non è giusto, l'hai imbroccato, se l'hai tirato a caso. Sei sicuro? No, lei sì, no, è lui che non è sicuro, capito? Su di lei non ho dubbi, infatti, scherzi. Lei su di te non ho dubbi. Vieni, andiamo un pochino più avanti, sennò non ci vedono. Allora, cereale, che cosa rappresentiamo? Io sono la nobile dama di cereale di cui si è persa la memoria storica in via ufficiosa, non ancora ufficiale, poiché questa pandemia ha bloccato la consegna delle chiavi. Spero vivamente di poter contraccambiare con i miei colleghi e i miei amici, perché li ritengo amici. Prego! Vedete pure più avanti, che bel gruppo Varazze! C'è anche un gondoliere, è la famosa gondola di Varazze. Gondoliere. Che fa gondoliere la Varazze? Allora, chi rappresentiamo? Allora, io sono Utrigio, sarei il marito da Pescea, e lui... Praticamente lui è quello che la cornifica, cioè voglio arrivare con lei e lui rimane così, capito? Ah. Io pesco, lui tromba. Bravissimo, queste sono le storie dei pescatori, uno pesca, l'altro tromba e andiamo benissimo, cioè che ce frega. Giaveno, con calma, non vi fate male. Tu arrivi subito dopo il pescatore, vieni qua, va. Mario Monti, ci facciamo un risotto. Certo, Camperi. Allora, sentiamo un attimino chi rappresentiamo esattamente. Parecchia e Bariga della famiglia di Bergè. Bergè. Bergè sono quelli che facevano formaggi, andavano sui monti con le feie, le mucche, tagliavo il bosco e si teneva anche la campagna in un altro modo, diciamo la montagna. Adesso il bosco è un po' sporco, ma comunque lo tenevo a parte. Pure voi? Sì, ma perché sono qui da Basilicò. Loro sono lì dall'inizio e imbrogliavano tutti, capito? Da Celle Ligure! Chi è? Re Basilicò, vieni qua, vieni qua. Molto bene, i segni di tamburini vi hanno accolti bene, chiaramente capiamo che c'è il basilico. Sì. Perché? Qual è la tradizione del basilico legata al vostro territorio? La Liguria è proprio votata, la produzione di basilico e di conseguenza, guardate qua che bel mortaio, il pesto. Sai cosa devi fare? Lo pigli e glielo dai in testa, perché il re deve saperle queste cose, non può non sapere. Hai imparato bene. Brava. La prima volta a Carmagnola il suo nome del gruppo lo faccio dire da loro. Perché non lo sa, capito? Anche difficile. Albisova! Ma come, quello era già da Borghetto? Si è trasferito nel frattempo! No. Perdonatemi! Grazie ragazzi. Ci sono di nuovo io perché la Rita, la rappresentante più importante del gruppo di Albisova, che sono come Lady Gruppo Thomas Embury, Lady Embury e le damigelle, le Charlie's Angels. Preciso. Sono il gruppo storico Thomas Embury di Ventimiglia. Tu che saprai bello, benissimo dai. Che sei uomo. Ho sbagliato il nome. Bene, no, giustamente. La bella pesca l'abbiamo conosciuta. Chi si mangia la pesca? Il signor Uccillo. Il? Uccillo. L'uccillo si mangia la pesca. Hai vero? Questo è il tratto saliente della cosa. Beh, io rappresento comunque un personaggio che è realmente esistito. Metà anni 900. Dai.
Sì, sì, era un bracciante agricolo, mm-hmm. si spacciava per un aristocratico. Partito dalla bisteca, bellissimo. Senti difficoltà, se c'è l'amministrazione che è lunga. Lascia stare, non rischiamo. Periodo proelettorale. Ci spiegherò la prossima volta. Vai. Salut, salut, salut.